Che annata, che stagione, che lavoro, ragazzi. L'Italservice Pesaro ormai da alcuni anni è molto più che solamente, fra 18 virgolette, il club più titolato e vincente d'Italia. È anche una società capace di attrarre sempre più giovani all'interno del proprio vivaio. Prima 50, poi 100, ora addirittura 200 bambini e ragazzi tesserati nella cantera biancorossa. Un numero impressionante per il calcio a 5. Pochissime altre realtà in tutta Italia possono pregiarsi di una quantità così elevata di baby calciatori. Ma oltre alla quantità bisogna badare alla qualità. E anche sotto questo punto di vista, mese dopo mese, anno dopo anno, l'Italservice Pesaro è cresciuta a dismisura. Se in passato i successi, che non sono tutto ovviamente, ma che a livello agonistico sono un discreto metro di valutazione, erano minori, col passare del tempo le soddisfazioni sono aumentate in maniera costante, sino ad arrivare a questa straordinaria annata sportiva. Campioni di Coppa Marche Under 17 e Under 21, campioni regionali Under 19, vice campioni regionali Under 17 e Under 21, gli Under 15 secondi e imbattuti nel girone Silver regionale. Poi l'Under 19 nazionale, capace di vincere i playoff del proprio girone e volare, per adesso, agli ottavi di finale scudetto di categoria. Ma che bello è, ma quanto ci avete fatto gioire, ragazzi! Il presidente Lorenzo Pizza, la presidentessa Simona e tutta la dirigenza rossiniana si sono fatti trascinare anche dentro questo mondo con una passione e una intensità sempre più elevate. Anche la prima squadra, di solito abituata a ricevere il tifo dei canterani biancorossi, ha seguito e tifato sempre più per i baby talenti pesaresi. Un esempio su tutti, domenica per la finale dei playoff Under 19 nazionale, Etabeta Fano contro Italservice, vinta ai supplementari dal Pesaro, erano presenti i dirigenti della prima squadra, ma anche lo staff tecnico capeggiato da Fulvio Colini, c'era un fuoriclasse come Pablo Taborda con tutta la sua famiglia. Tanti piccoli, grandi esempi che aiutano a testimoniare quanto la simbiosi fra grandi e piccoli, fra campioni e futuri campioni, sia sempre più in realtà. E ancora, emozionanti gli esordi in prima squadra di Tommaso Vesprini e di Alex Ugolini, piene di orgoglio le numerose convocazioni rappresentativa Marche, la nazionale marchigiana per dirla con una metafora, di tantissimi ragazzi delle giovanili pesaresi. Tante, tantissime, immense soddisfazioni, individuali e collettive. L'impressione peraltro è che siamo solo all'inizio di un percorso che nei prossimi tempi sarà ancora più luminoso. Che dire poi dei più piccolini, della scuola calcio a 5 di cui Fabrizio Pianosi è lo storico referente. Una meravigliosa marea di bambini biancorossi che ogni settimana hanno giocato, sono cresciuti e soprattutto si sono divertiti con lo stemma dell'Italservice Pesaro orgogliosamente esibito sul petto. Per loro non è stato ancora il momento di competere, ma la gioia nel vederli toccare la palla e maturare allenamento dopo allenamento è indescrivibile. Di chi è il merito di questo cammino sempre più brillante, di questo vivaio grifato dal Service Pesaro sempre più bello? Beh, di tante persone ovviamente, impossibile fare tutti i nomi, ma uno spicca su tutti e va fatto, Daniele Ortolani. È lui che per primo diversi anni fa ha creduto in questo lavoro, quando le difficoltà erano ancora più grandi, i numeri erano ridotti e la qualità tutta da coltivare. Una passione smisurata per la valorizzazione e il divertimento dei più giovani che, grazie alla fiducia incondizionata del presidente Pizza e di tutto il direttivo, e negli ultimi due anni grazie al decisivo contributo di Francesco Serfilippi, lo hanno portato, a suon di impegno e sacrificio, a determinare questi risultati magnifici. Bravo Daniele e bravi tutti quelli che ti hanno appoggiato e supportato dentro il settore giovanile alla scuola calcio. Dirigenti, accompagnatori, tecnici, ma anche le famiglie dei ragazzi sempre vicini ai propri figli e spesso di aiuto alla società in mille modi. Non è stato semplice dover girovagare per mille campi e strutture, chiaro. Non è stato semplice combattere col Covid, chiarissimo. Ma se le conseguenze sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti, beh, vuol dire che il vostro lavoro è stato davvero straordinario. Che annata, che stagione, che lavoro, ragazzi! Complimenti a tutti voi e che sia solo l'inizio di un viaggio sempre più entusiasmante.